La terza tappa del rally ci porta vicino al Deserto Bianco, un luogo straordinario dove l'acqua, il vento e i 40 milioni di anni hanno scolpito la roccia in straordinarie forme di fungo. Coma non ha davvero troppo tempo per godere il paesaggio. Campione del mondo e tre volte vincitore della Dakar, è letteralmente volato sulle difficoltà della tappa in sella alla sua KTM. Pilota catalano rifila oltre 10 minuti al primo degli inseguitori, l'impressione che l'iberico abbia già allungato le mani su quella che sarebbe la sua quinta vittoria al Faraoni. È un tercer día. Oggi è una giornata importante, ho fatto un po' di vuoto alle mie spalle. In queste gare corte devi attaccare appena possibile. Ho ottime sensazioni. Oggi è il terzo giorno nel deserto e il feeling è davvero ottimo. Personalmente sono davvero molto soddisfatto. Il roadbook también, o sea que contento. Villadoms e la sua Yamaha sono arrivate alle spalle di Coma. Villadoms è stato regolarmente nelle posizioni di testa sin dalla partenza dalle piramidi, ora è salito sul secondo gradino del podio nella generale. La tappa è stata meno facile per Rodriguez, il portoghese ha perso un quarto d'ora in questa terza tappa. Non ha voluto rispondere all'attacco di Coma, ma domani promette battaglia per cercare di risalire. Terza tappa complicata anche per Jakub Prigonski. Il polacco si è fermato a riparare la ruota anteriore e ha concluso al quarto posto a oltre 16 minuti da Coma. Altra frazione da dimenticare per Chaleco Lopez. Quattro mesi dopo il terribile incidente in Tunisia, il cileno sa che deve guidare in maniera molto prudente, ma anche la sua moto sembra essere ancora troppo vulnerabile. Tra i cuori del vincitore è Christophe Noyer. Nonostante una gomma bucata, il trionfatore di giornata veste orgogliosamente i colori del suo team, i Pirati dei Caraibi. Dalle quattro ruote, Jean-Louis Lesser resta l'indiscusso leader del rally. Il francese ha infatti più di un'ora di vantaggio sugli avversari in classifica generale. Forte della sua esperienza nel continente africano, Schlesser ha anche avuto il tempo di apprezzare le bellezze naturali dell'Egitto. Il percorso oggi ci ha fatto passare attraverso alcuni posti davvero magnifici. A non più di 40 km da qui siamo arrivati su un plateau con una vista davvero eccezionale. Sono stati momenti bellissimi. Mitsubishi resta leader nella categoria T2, auto di serie, ha saldamente in mano la seconda posizione nella generale. Il giapponese ha condotto una gara corta e prudente. Purtroppo due forature hanno penalizzato le prestazioni della sua Toyota. Il russo Boris Gadasin è partito con un ottimo passo, ma anche per lui una foratura è stata fatale. Ora è scivolato in terza posizione. Costelle Casuneau ha perso oltre 5 ore dal leader, ma il romeno sta facendo molti progressi. Oggi ha terminato la tappa al quarto posto. Appena davanti a Vadim Nesterchuk, l'ucraino è giunto quinto e adesso nella generale sale al quarto posto. Domani il Faraoni ha in programma una tappa di 340 km attorno al bivacco di Sal Baraka.